E bentornati Progioni in questo nuovo episodio su The Long Dark. Ci eravamo lasciati nello scorso episodio in un punto dove non mi ricordo, visto che è una settimana che non ci gioco, e quindi permettetemi di non ricordarmelo, ma adesso che iniziamo a giocare lo rivedremo e sicuramente me ne ricorderò. Tolgo gli occhiali perché si stanno appannando. Però prima di cominciare con questo video, come sempre, mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Allora, torniamo al nostro gioco. Eravamo arrivati, sì, mi ricordo che eravamo in un caravan. Però vorrei anche capire, ecco, lasciamo il caravan, ecco qua. Dovevamo andare alla diga, ed eravamo vicinissimi. Per prendere cosa? Ah, sì, componenti per la radio. E forse qualche medicinale, se non sbaglio. Mi pare di sì. Allora, noi eravamo... Sì. This place has seen better days. Noi eravamo arrivati da qua. Qua c'era il... Ok. Proviamo a entrare da qui. Credo. Cancello. Nell'area di transito della diga. Ok, quindi dovremmo cercarla qui, credo. Quindi, non lo so, proviamo nel veicolo. Magari c'è una chiave nel cruscotto, non ne ho la minima idea. Guanti non ci servono, la radio non ci serve, un rotolo di giornali, no, non ci serve, no. Possiamo provare nell'altro camper. Forse qui, no. Tanto non mi ricordo una ceppa, mi sono dimenticato tutti i tasti. Come si correva? Ecco, con R1. Ok, proviamo nell'altro camper, non lo so. Apri la porta, vediamo qua se c'è qualche cassetto, qualche... Non ne ho idea, qualche contenitore. Boh. Allora, intanto non si vede una ceppa, quindi io proverei ad accendere... La lampada. Allora, accendi. Vai, accendi. Ok. Oh, forse potrebbe essere. Eccola qua. Trovata. Subito, trovata. Poi, avviso squadra invernale Breyer House. Vediamo, leggiamo cosa c'è scritto. Squadra invernale Breyer House, diga Carter. Sappiamo che alcuni di voi amano andare alla diga durante le pause e i tempi di riposo, ma l'intera struttura è off limits, sta cadendo a pezzi ed è pericolosa, in particolare nella parte bassa. Se vi servisse un'ulteriore motivazione, ricordate che l'assicurazione non copre eventuali infortuni laggiù. Fatevi male e dovrete cavarvela da sole. Capo squadra 17. Anzi, portiamocela perché potrebbe... sì, devi aprire per lustrare, grazie. Ok, abbiamo trovato la chiave. Poi non c'era nient'altro di interessante lì dentro. Quindi apriamo questa porta, apriamo il cancello. Senza usare la chiave, perché tanto non ci serve, eh? No. Me l'ha fatta cercare. Ma porca miseria però. Porca miseria, porca. E mo che ci faccio con questo io? Potrebbe essere un bel dito nel culo adesso questo. Siamo pure in condizioni non proprio ottimali in questo momento. So cold. Just wanna lay down for a bit. No, che sdraiarti un po', ti stai sbagliando proprio al 100%. Prima troviamo un posto al caldo, sicuro, e poi forse ci sdraiamo, ma non qui. Dai, entriamo nella diga. Dobbiamo trovare un posto per riposare, siamo praticamente a zero con la temperatura, rischiamo di morire di ipotermia, rischiamo. Wow. Quello è sangue, eh? Allora, vabbè, ci stiamo riscaldando. Sì, e usiamola. Porca miseria. Ah, questi sono... Ah, no, cavi sono, ok. Credevo fosse sangue, cassa. Che ci faccio? Niente. Berretti.
Per lustriamo un po', poi Stavo camminando. sicuramente dovremmo ricaricare con l'olio la lampada. Qua si può fare qualcosa? Non si... Rischio congelamento curato, perfetto. Perlustra il cassonetto. Ah, eccolo, un'altra lampada antivento, però ricordiamoci che sta qui, eh? Ricordiamoci, perché poi se in caso ce l'andiamo a prendere, se questa dovesse scaricarsi completamente, senza ricaricarla, questa l'abbandoniamo e ci prendiamo questa. Ricordiamoci che è all'ingresso. Speriamo non ci serva, però Seems like the sicuramente. quakes did some damage here. Sì, e che Must ci be what the faccio old guy adesso? meant about unstable. E quindi? E come faccio ad accovacciarmi? Come dovrei fare ad accovacciarmi? Come mi accovaccio? Ok. E allora possiamo riprenderla. Ma io voglio vedere cosa sto facendo, dove sto andando, cosa devo fare soprattutto, non mi ricordo. Tavolo da lavoro, vabbè, non ci interessa. Lustra il cassetto. Ok. Allora, fermi tutti un attimo, fermi tutti. Non mi ricordo cosa dovevo fare. Trova i componenti radio che servono al cacciatore, trova provviste di medicinali per il vecchio cacciatore, entra nella diga abbandonata e siamo già tornati. Cioè siamo già arrivati. Allora, c'è una control room, turbine room. Allora, dobbiamo trovare la stanza che ci è più utile. Ascensore, che non credo funzioni a sto punto. Rest room. Qua ci stanno le scale anche. Allora io proverei nella control room a questo punto. Però forse ci serve un codice. Sei gran cazzi. Looks like this thing isn't opening unless I can get the power working again. Ecco, a posto. But that's a problem for later. I have to get those radio parts. Proviamo ad andare nella stanza della turbina. Anche se scendendo non so quanto possa esserci utile, visto che la parte di sotto era pericolante. Oh, un morto, ecco, un deceduto. Perlustra il cadavere. What have we here? Cartucce, cartucce, maglione di lana. Il cancello non si può aprire. Ok, quindi la stanza e la turbina possiamo anche saltarla. Perfetto. L'unico posto quindi che ci è rimasto da poter controllare è sopra. Oppure sotto, ma da questa parte. No, neanche. Qua neanche, vabbè, bisogna andare sopra, dai, abbiamo capito. Bisogna andare per forza sopra. Non voglio andarci con l'ascensore perché tanto non c'è corrente. Quindi è anche inutile. Aid station. Aid, se non sbaglio, vuol dire medico, no? Cioè primo soccorso, comunque qualcosa del genere, quindi potremmo trovarli Aid qua. station. Ecco qua. That sounds like what the trapper needs. Serve la chiave dell'armadietto. Porca miseria. Cioè, se questi avevano un'urgenza, dovevano andare a trovarsi la chiave e tutto il resto. Ma ci morivano così. Vabbè, sì, spegniamo, tanto qua si vede comunque. Per fortuna. Un punto accartocciato.
Aveva fretta. L'ho lasciato nella grotta. Esci dalla diga, segui il fiume, cerca la grotta vicino alla radura con un appostamento per la caccia. Forse qualche appunto. Ecco, per trovare le scorte nella cava, va bene. Allora, dove potrebbe mai essere la chiave dell'armadietto? Vedi perché questo me lo fa aprire con la forza e quello no? Non capisco. Che cosa mi cambia tra questo e quello? Cosa Ferraglia, volevi? giubbotto da corsa, calzini. Ok, componenti radio, li abbiamo trovati. Oggetto trovato, componenti radio. Ok. E quindi. Vabbè, non ho capito. Un piede di porco. Questo ci può essere Bello, Kenny. veramente utile. Però non c'ho spazio. Non abbiamo spazio. Allora, potrebbe essere qua. Serve chiave dell'ufficio amministrazione. Porca miseria, però. E dove lo trovo? Perlustra il cassetto. Think I can use Guanti, this. antisettico. Fare. E dovrebbe essere qua la chiave. Sì, la vedo, la vedo, la vedo. È lì la chiave. Cazzo, ma se potessi saltare da qui, no? Se potessi saltare. Niente. Va bene. Allora dobbiamo continuare più su per trovare la chiave dell'ufficio. Porca miseria, però. Mamma mia, che giri immensi. No? Quindi, non so, controlliamo meglio qua nelle docce, nel bagno. Visto che qua non abbiamo. What the? Apri kit d'emergenza, pistola, This'll be useful. lanciarazzi. Vaffan. Ma vaffancavolo, guarda. What have we here? Ho cercato ovunque, ovunque. Ero entrato anche nel bagno, ma lì non ho cercato perché non avevo visto nessuno. Mi ero fermato qui. Mi ero fermato qui. Non ho visto niente. E ho detto, vabbè, non c'è niente, c'è solo un cassonetto. Ma vuoi che sia nell'immondizia? Mi bastava fare un passo. Un passo più avanti. Vaffancavolo. Adesso però siamo. Abbiamo un bel po' di peso. E non so cosa togliere. Aperta la cassaforte, ragazzi. Ormai non ho neanche più bisogno dei codici perché faccio Questo non tranquillamente. convenevi. Contanti non ci servono, bengala non ci serve, munizioni non ci serve, stimolatore non ci serve. L'ho aperta a cazzo, l'ho aperta a cazzo. Allora, punto manutenzione ascensore. Leggiamo. Biglietto della manutenzione, l'ascensore fa di nuovo le bizze. Abbiamo controllato le meccaniche e sembrano a posto. Deve esserci qualcosa che non va nel sistema elettrico, perciò tenetelo d'occhio. È davvero l'unica via verso la sala turbine. Se l'ascensore si blocca sarà una lunga camminata prima di tornare alla sala controllo. Ok. Va benissimo. Chiave dell'armadietto delle medicine. Madonna mia. Perlustra l'armadietto. Dai. Provviste mediche della diga di Carter. Industrial strength Prendi. antibiotics and Oh. very strong painkillers. Ok. Dangerous. You can get hooked on this stuff. Eh sì. Ok, Let's hope we don't need it. va bene. Riporta la medicina al cacciatore prima che muoia. Madonna, quanto siamo lontani, ragazzi, mamma mia. Cioè, ci dobbiamo di nuovo rifare tutto. Mamma, 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 mamma. Vabbè, quindi possiamo tornare. Possiamo tornare, visto che abbiamo trovato tutto quanto. Lasciamo la diga e torniamo dal cacciatore, visto che abbiamo adesso i medicinali e abbiamo anche le componenti per la radio.
C'è un orso nelle nostre calcagna. Già visto. Noi l'abbiamo chiuso fuori, Better check in on that old trapper. ma adesso la tormenta è anche aumentata. Bene. Io a sto punto imbraccerei il fucile. Perché rischiare di trovarcelo davanti non mi sembra la cosa più intelligente da fare se non abbiamo la protezione. Eviterei a sto punto di andare da qui e andrei da dove siamo arrivati. E ora ripercorriamo i nostri passi a ritroso, seguendo sempre la ferrovia, perché è l'unico punto di riferimento vicino e visibile che abbiamo per tornare dal cacciatore. È l'unico, l'unico, l'unico. Se non riusciamo a seguire questa linea, non credo che riusciremo a tornare indietro. Io spero che il cacciatore non sia morto, perché essermi fatto tutta quella strada per nulla, aver rischiato di morire con l'orso per nulla, non sarei affatto contento. Almeno lo voglio uccidere con le mie mani, se proprio. Allora, ci allontaniamo dalle rotaie, ci allontaniamo da lì per ritornare comunque a ritroso, cioè seguendo la linea che abbiamo fatto all'andata, che è questa qua. E continuando così dovremmo entrare nel bosco innanzitutto, come stiamo facendo, quindi ci esponiamo un po' al pericolo, però dovremmo tagliare per arrivare quanto più presto possibile dal cacciatore. Ma sta tormenta, guarda ragazzi, non è proprio d'aiuto, perché rischio di perdermi, devo controllare, non dico costantemente la mappa, ma un bel po' di volte. Sì, siamo arrivati, siamo arrivati, siamo arrivati. Bastardo maledetto, giuro che sei morto, mamma mia. Mamma mia. Ma qua c'è un cestino, vaffanculo. Dai, è giovane, eh? Dai, che ho rischiato la vita 14 miliardi di volte per poterti portare sti componenti e sti medicinali, maledetto, dai. Con che velocità? Take it easy. You're pretty banged up. Probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? We don't have time. We need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. Certo che se non servissero un cazzo. Dai, dimmi che servono a qualcosa. Dammi buone notizie, dai. That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. That's not like any surplus I've ever seen. Damn it! Well, parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. Mannaggia. What could it be? Something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there, hunting us. He's a smart old bastard. They'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. Eventually, they'll either get us or starve us out. I gotta lay down. Help me back to the bed. Allora,
Parliamo dell'orso. What's this unfinished business between you and the bear? Ah, me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, I'm sure it will be. For one of us. The main reason I'm out here is I'm looking for someone. Ha! You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton. Then... I'm not sure. Well... The roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path. Even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. You won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit Nothing Town, north part of the island. Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. You sure she's alive? Yeah. I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. Whole area's been damn quiet since those lights in the sky. The wildlife's acting strange, but I might have an idea. You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot, but I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave, I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? Reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Your path to a working radio, and our survival, is through that bear. We have to find a way to deal with him first. Okay, so we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So... That's because the old bear, he's special. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. A special bear like that needs special magic to bring him down. Magic? Don't worry. I'm not delirious. I don't mean literal magic. But we need the old knowledge. The old ways. What do you have in mind? There's an old story. Local legend, maybe. About one of the original settlers of this place. Spence. Story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn. Slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. Week later, a hired hand goes missing. And they find him. Just a body.
ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. Ah, it's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man-killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her. Eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days. And then one morning, the wife's fever breaks, but nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him, half dead, blood all over him, body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." And then he's gone. Okay. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back, and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? What? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear, and you need to get Spence's bear-killing spear if we're gonna survive the winter. The old hunting lodge is still there, a couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. Ma se muori, che ti lascio? Let me rest. Ma come faccio a lasciarti operare sulla radio? E poi rischio di non avere né la lancia né la radio. Porca miseria. Va bene, inizia il capitolo 2 e quindi noi ci fermiamo, ragazzi. Allora, io vi do appuntamento come sempre a venerdì prossimo dopo un bel episodio, devo dire la verità, anche se nella diga siamo impazziti, c'è l'orso che ci dà la caccia, adesso dobbiamo di nuovo partire verso il muskeg per trovare questa lancia nella capanna di chi l'ha comprata, per vedere se la troviamo. Poi dobbiamo ritornare, vedere se il cacciatore non è morto, se è riuscito a riparare la radio, poi dobbiamo uccidere l'orso, poi dobbiamo vedere se funziona la radio, per vedere se riusciamo a contattare qualcuno, insomma un casino, ragazzi, un casino. Quindi ragazzi, vi do appuntamento ad un prossimo video e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi!